Allora, Dagon Beos, dovrebbe essere Diagono Beos, okay. Comunque, questo boss, pure come CH85, è un nuovo boss del 70, lo si può incontrare nei dungeon antecedenti al 70, ovvero il dungeon di Halo 69. Qui si comporta esattamente come si comporta in quel dungeon, ovvero fa fiammate di fuoco, che è comunque facile a girare, quant'altro. Nei dungeon, invece quelli party, quelli normali, fa altre cose, che comunque è molto simile. La differenza è che non fa le fiamme, ma lì si illumina il terreno, e quindi bisogna spostarsi dai quadrati illuminati perché sennò si piglia danno. E in più summono Minion, che va ucciso subito se non uccide il tank. Comunque l'ho spiegato nel dungeon di questo boss. Intanto ve lo illustro qui nell'Infinity Dungeon, che è un attimino diverso, però non va, cambia tanto. Allora, inizia il fight. Molto tranquillo inizio fight. Ok, qua dice jumping o rolling, ovvero tu puoi evitare così come sto facendo io, quindi è una stronza, oppure fai il roll così, oppure fai un salto. Poi vedi, lui ha messo qui questo debuff che va dispellato subito, perché sennò ti stunna, ti imprigiona e ti becchi le fiammate perché sei bloccato. Dicevate hit, beh, jumping, vabbè, non l'ho fatto, comunque bisogna saltare a questo punto. Qua è la stessa cosa, o saltate oppure fate il roll. Questo boss conviene farlo qui, esattamente, al lato della mappa, perché in ogni caso in questo punto è un quasi punto cieco, diciamo che è tattico, perché una volta che passa questo qui, come vedete, passa una volta, questo qui neanche mi prende, poi ripassa di nuovo e si può evitare saltando, quindi è un quasi, ripeto, è un quasi punto cieco della mappa. Ecco, questa qua ogni volta la devo fare il salto, ma non ci riesco mai. Accade tutto troppo veloce. Insomma, come vedete, è una cazzata sto boss, molto, molto semplice. Ah, già morto.